streaming non... È partita, è già partita. Io ho preparato questo proprio per fare un piccolissimo proprio promemoria. Grazie mille, grazie mille. Piccolissimo promemoria che riassume brevissimamente chi è Arinox e cosa fa Arinox. Più o meno magari già Ciao, va bene, sapete. Carlo, Ciao. piacere. Buongiorno. Prima di tutto la proprietà Arinox è un gruppo privato al 100% detenuto dalla famiglia Arvedi, che è anche il presidente di Arinox e di altre quattro aziende del gruppo. Il gruppo conta 2.600 dipendenti e cinque attività diverse. A parte la Cremonese Calcio, che fa parte del gruppo, tutte le altre sono connesse con la produzione di acciaio. Che è l'unica che va male, Che vedi? non è che va male, vabbè, non lo posso dire, questo io non Ma lo io so. mi intendo del calcio, nel vedo. girone dell'Entella, Del girone dell'Entella. 720 c'era, sempre. Sempre. No, non so se c'è ancora o no, C'era. Ha perché sono cambiati spesso gli allenatori. avanzato Vialli la Cremonese. Eh sì, eh sì, eh sì. E l'ultima di campionato è Cremonese-Entella, quindi Bisogna uno vedere scontro incredibile. Essendo noi sponsor sia della Cremonese che dell'Entella, non possiamo neanche andare a vedere la se non partita. è già promosso, Eh sì, fa così. della produzione di acciaio, due di acciaio a carbonio, tra cui un'acciaieria Arvedi, che ha brevetti particolari perché ha un forno elettrico, quindi produce 3 milioni di tonnellate di acciaio a carbonio passando attraverso forno elettrico e non altoforno, e soprattutto realizza l'acciaio, il coil, senza passare attraverso la brama, quindi un ciclo compatto di solo 150 metri con un'elevata efficienza energetica e di costo. Poi ci sono due produttori di tubi, ITA Inox, tubi in acciaio inossidabile saldato, ATA, tubi in acciaio a carbonio saldato, e Arinox. Arinox produce nastri in acciaio inossidabile di precisione, quindi sono nastri, sono coil, come potrebbero essere quelli dell'ILVA, qui vicino, solamente in acciaio inossidabile e laminati a freddo. Il nostro lavoro è quindi prendere materia prima di provenienza italiana, europea o anche fuori Europa, a spessore medio-alto, da 1 a 3 mm, e attraverso gli impianti che sono situati tutti a Sesto Levante e a Riva Trigoso, ridurre lo spessore fino ad arrivare a spessori dell'ordine di micron. Parliamo di 30, 40, 50 micron. Tanto per avere un ordine di grandezza, sono paragonabili al domopacche che tutti noi abbiamo a casa, solo che produrre in acciaio inossidabile e non in alluminio comporta potenze e impianti in gioco nettamente superiori. Arinox è l'unico produttore italiano, non esiste nessun altro produttore in Italia che produce questa particolare tipologia di materiale. Siamo 5 in Europa e al mondo possiamo dire siamo una settantina, però di questi 70, quelli che hanno una vocazione anche all'esportazione si riducono a 25-30 nominativi. Sesto Levante lavoriamo, siamo circa 230 addetti, lavoriamo 24 ore al giorno, 7 giorni a Senti, settimana. lì da... Dal 1989 Ma Arinox è stata prima cosa c'era lì? prima c'era la Fit Ferrotubi nella nostra area. Vieni, Scusa. Ciao, Ciao. ciao. Ti davo per disperso. Era ad un convegno, qui a Carlo Felice. Allora Periodo di siete questo. al posto della Fitness. Sì, stiamo arrivando proprio alla posizione di Arinox. Noi siamo nati nel 1989, ma il progetto nasce qualche anno prima, per la riconversione delle aree utilizzate dalla Fit Ferrotubi. Erano in due aree differenti, una più vicina al centro di Sestri, dove adesso c'è la piscina, c'è il parco che sta per essere Stanno ultimato, scendendo. ecco, sta per essere ultimato. L'altra, che lì c'era la laminazione a freddo dei tubi, con laminatore Passo Pellegrino, dove siamo noi adesso invece c'era proprio l'acciaieria, quindi l'acciaieria di Parte più Trigoso, dura, diciamo. parte più dura, pesante anche per la città, infatti ancora quando abbiamo costruito, rifatto tutti i capannoni, c'erano ancora manufatti derivanti dall'acciaieria. E anche i capannoni in cui noi operiamo sono capannoni tipici di acciaieria, quindi molto alti, che abbiamo voluto conservare anche perché era un pezzo di storia dell'industria di Sesto Levante. Abbiamo preso parte appunto di questo progetto di recupero delle aree. Sono 25 anni che siete lì. Quest'anno sono 25 anni, sì, facciamo l'anniversario dei 25 anni, siamo partiti da zero, perché nessuno in Italia fa ora questo prodotto, non lo faceva neanche 25 anni fa. L'idea era stata quella di Arvedi di produrre qualcosa di sottile in acciaio a carbonio, perché produceva già acciaio a carbonio nelle sue aziende, poi in corso d'opera ha detto no, non voglio fare acciaio a carbonio, voglio fare acciaio inossidabile, precisione. E abbiamo cominciato da zero, sfruttando un po' di
conoscenze di laminazione di cui Genova è ricca, la Liguria è ricca, avendo Ilva, quindi abbiamo preso alcune persone di Ilva, abbiamo cominciato a laminare, abbiamo imparato a laminare l'acciaio inossidabile e siamo andati avanti a produrre sempre di più, fino ad arrivare. Ci sono stati tre passaggi fondamentali nella storia di Arinox, dal 1990, primo nastro laminato, fino al 1998, in cui si è saturata la capacità produttiva di circa 13.000 tonnellate. Nel 98 abbiamo introdotto un laminatore, una linea particolare per produrre materiale dedicato al profondo stampaggio. Siamo arrivati fino al 2004, in cui la linea era completamente impegnata, utilizzata dal mercato, potevamo decidere che cosa fare, se rimanere così come eravamo, come capacità, e andare su prodotti a più alto valore aggiunto, quindi inserirci in alcune nicchie, se realizzare un altro impianto simile a quello esistente, o se provare a fare qualcosa di nuovo. Lì è stata la chiave di volta di Arinox. Insieme ai produttori abbiamo scommesso che si poteva produrre il nostro materiale a larghezza doppia, perché c'era proprio un problema tecnico, che non si poteva produrre un materiale così sottile a larghezza superiore a 600 mm. Abbiamo provato a chiedere se si può realizzare un impianto a larghezza doppia, 1250 mm, quindi per unità di tempo si produce il doppio. I nostri produttori di impianti hanno detto sì, si può fare, non l'abbiamo mai fatto, ma si può fare. Abbiamo scommesso 80 milioni di euro lanciati come investimento in quel periodo, che dal 2004 è terminato nel 2009, che purtroppo e per fortuna nel 2009 era tutto in piena produzione, però è arrivato il picco proprio della crisi, quindi l'anno più difficile anche per noi. Abbiamo sofferto parecchio nel 2009, ma già nel 2010 abbiamo potuto sfruttare questa capacità produttiva in più, gli impianti estremamente efficienti rispetto a quelli di tutta la nostra concorrenza a livello mondiale. A Sesti è stato realizzato il primo impianto di questo tipo al mondo, non esisteva all'epoca, e per 4 anni non è esistito nessun altro impianto simile al mondo, poi qualcuno ci ha seguito in questo, e ha fatto sì che dal 2009 ad oggi abbiamo monellato tutta una serie di anni positivi, fino ad arrivare al 2011, in cui abbiamo lanciato un ulteriore piano di investimento quinquennale 2011-2015 per 50 milioni di euro, in cui a gennaio di quest'anno è proprio entrato in funzione la prima forma di agricoltura, il numero 4, che ci dà capacità produttiva superiore, ma soprattutto, nuovamente primi in Italia e in Europa, possiamo produrre nell'impianto di Sesti Levante non solo acciaio inossidabile, ma leghe di nickel e titanio, nastri di titanio puro. Sono prodotti che hanno un mercato, che oggi devono essere importati o da fuori Europa per spessori alti, o da fuori Italia o da fuori Europa. Questa è la situazione a cui siamo arrivati in questo momento. Divinamente in funzione da gennaio. Da gennaio, sì. Da gennaio in funzione, in questo momento sta facendo 15 turni rispetto ai 21 possibili massimi, e via via che viene prodotto cerchiamo di andare sul mercato. Noi produciamo nastri. Dove vanno i nostri nastri? Come mercato vanno purtroppo l'87% fuori dall'Italia, quindi l'export per noi è l'87% della produzione. Come vanno? Via cambio? Vanno, quelli in Europa vanno tutti via cambio, quelli fuori Europa, che sono circa un 45-50%, via mare, sfruttando sia il porto di Genova che La Spezia. Sfruttiamo un po' di più quello di La Spezia rispetto a quello di Genova per una maggior velocità nelle operazioni di sdoganamento e fuoriuscita, e anche per evidentemente soste minori, costi minori, purtroppo siamo un po' più orientati sul porto di La Spezia. Andate più su America? Sì, l'America per noi è importante, nella brochure vi ho dato un'idea di quello che sono i nostri export, un 15% va in America. Come dicevo prima con l'assessore Guccinelli, l'America potrebbe essere molto di più se non avessimo un cambio che è assolutamente non idoneo e non in linea alla differenza delle economie tra Europa e America. 1,38 non ha alcun significato concreto con la reale economia delle due aree. Questo penalizza chi è votato all'export come aree. Un cambio di parità. Parità sarebbe l'ideale, sarebbe, ma anche se fosse solo 1,20 sarebbe un cambio che consentirebbe a chi deve esportare per poter sopravvivere di combattere la parità. Teniamo conto che purtroppo il dollaro è ancora la valuta di riferimento non soltanto per l'America, ma per il Sud America, per gli scambi con il mondo asiatico, la valuta che viene utilizzata. Quindi o noi ci svincoliamo totalmente e quindi acquistiamo anche la materia prima in dollari, e quindi vuol dire però penalizzare ancora di più sia i produttori italiani, perché ovviamente non possiamo comprare da loro né europei, ma importare in dollari e riesportare in dollari. Così sterilizziamo il rischio, ma andiamo a danneggiare ulteriormente l'economia europea oggigiorno.
Le applicazioni che vengono realizzate con il nostro materiale sono le più svariate. Abbiamo 500 clienti attivi che ogni anno 500. Sì, divisi su 40 nazioni. E le applicazioni sono le più svariate. L'auto per noi è importante, non direttamente, dico per fortuna perché possiamo avere un pochettino più di elasticità, quindi noi non andiamo a trattare direttamente con BMW, Fiat, Ferrari o Volkswagen, ma siamo un fornitore di secondo livello, come si dice nell'auto, quindi forniamo industrie che producono guarnizioni auto, quindi guarnizioni della testata, quelle multistrato che fanno tenuta fra il monoblocco e la parte superiore, guarnizioni del sistema di scarico, sistemi di sicurezza per l'impianto frenante, sistemi per l'airbag, molle, questo è il settore dell'auto. Poi siamo della petrochimica, poi il nostro materiale finisce per riempire torri di distillazione, scambiatori di calore, sia da quello piccolo domestico per diciamo, la centrale domestica di produzione di acqua calda, a quelli per navi, quindi dimensioni molto superiori, a piccole nicchie di mercato come biomedicale, in cui ci sono due realtà importanti, nella produzione di aghi siringhe, che potete pensare parte da un tubo, invece parte da una strisciolina, con spessore 0,18 mm, largo 9, viene saldato a fare una microcannula che poi viene trafilata, viene allungata, viene infrodita, viene sgrassata, viene sterilizzata, tagliata, affilata, e dalla quercia, come abbiamo detto, facciamo lo scadente. Dal rotolo di 20 tonnellate facciamo l'ago di mezzo grammo, questo è quello che viene realizzato con il nostro materiale. In un'altra realtà che è leader mondiale, sempre nel settore biomedicale di Mirandola, una zona che ha subito anche ultimamente il terremoto, sono degli scambiatori di calore sangue e acqua che vengono utilizzati quando c'è bisogno della macchina con i polmoni, quindi si rompe il battito cardiaco, il lavoro dei polmoni, si abbassa la temperatura per diminuire il metabolismo, quindi diminuire i rischi di danni cerebrale. L'abbassamento della temperatura del sangue viene fatta con questo oggetto, in cui all'interno c'è la nostra lamina, che deve essere estremamente controllata e calibrata, perché anche una minima rugosità sbagliata può spaccare le membrane cellulari e quindi causare coaguli, dopodiché viene riutilizzato il suo scambiatore per riportare la temperatura a livelli normali, ed è un prodotto che ha 6 ore di vita, di garanzia, insomma, quindi è una nicchia, questo produttore italiano leader mondiale, quindi in tutto il mondo viene utilizzato il materiale prodotto da Sestrivante, realizzato in Italia per questo dispositivo salvavita così importante. I tappi è un mercato americano in cui siamo, si è uscito sul giornale poco tempo fa, abbiamo una commessa importante, sì, era la duplicazione della commessa già dell'anno scorso. I tappi solitamente sono fatti per un particolare tipo di bevanda del mercato americano di acciaio a carbonio normale. Per motivi di sicurezza e di igienicità stanno passando l'acciaio inossidabile e hanno scelto il materiale prodotto da noi per tolleranze di spessore, per qualità e per caratteristiche per realizzare questo prodotto in America sull'alimentazione dei bambini in primis. Ed è un primo ordine, è stato un ordine importante, vicino a 10 milioni di dollari, e adesso la ripetizione di questo ordine è sui 4 milioni di dollari, quindi è importante. Ci avete qualche previsione di incremento occupazionale anche modesto, no? Beh, in questo momento sul piano che avevamo detto da 50 milioni di euro abbiamo realizzato la prima parte che sono circa 25 milioni. Proprio adesso, in questo momento, stiamo discutendo il secondo passaggio, sarebbe l'introduzione di un altro laminatoio numero 4. Nel piano quinquennale c'era il forno, laminatoio e il montaggio. È un impianto importante, costa 25 milioni di euro, quindi stiamo valutando questo. Se verrà approvato dalla nostra proprietà, quindi da Cavaliere Arredic, ci vorranno 18 mesi per la realizzazione dallo stato dell'ordine all'entrata in funzione, e questo potrebbe portare un aumento di personale. Noi siamo già aumentati perché l'anno scorso eravamo 223-224, oggi siamo 228-229. Quindi abbiamo una tendenza al lieve aumento, ovviamente. Questi tempi. Ogni assunzione è molto importante. Noi assumiamo, non abbiamo interinali, tutte le assunzioni sono assunzioni dirette, e in questo momento sono 224 a tempo indeterminato, 4 a tempo determinato, ma la professionalità che noi dobbiamo realizzare per far marciare i nostri impianti è tale per cui non ci conviene fare del turnover nelle nostre aziende. Gente del comprensorio, tutto. La maggior parte del comprensorio, pochissime unità provengono da Genova e dall'altra riviera penso che non andiamo oltre Deva Marina. Siamo un po' nell'entroterra, andiamo fino a Sesto, Casarza, non so, a Rezzo Aglio non arriviamo.
concentrati i sesti da magna chiama. Il nuovo laminatoio fisicamente? Che... fisicamente è all'interno dell'involucro esistente, quindi non comporta. Non si non comporta. Non prendi onere di organizzazione. Fate subito. Per avvisare, la risposta era subito. No, questo quanti volte le comporte? È difficile dirlo. Allora, il laminatoio funziona se dovessimo prenderli tutti e non diminuire le turnistiche esistenti, perché si può diminuire alcune linee e utilizzare il personale sulla linea nuova. Comunque, al massimo sono due persone per quattro turni, quindi sono otto persone che fanno andare un laminatoio. Sono tre squadre che si alternano e lavorano durante 8-16-24 alla casa riposa. Otto sarebbe il massimo, però in funzione del mercato, cioè si calibra di solito. Bella retta. Dice il sindaco se vuole aggiungere qualcosa. Solo che dire che per il comune di Sestri è sicuramente un grande orgoglio e anche una grande risorsa generale per la comunità. Io credo che una delle ragioni per cui Sestri Levante, ma poi tutto il territorio, perché parliamo di aziende di una dimensione tale che non ricadono solo sul comune dove permangono, una delle ragioni di una discreta tenuta in un contesto generale di crisi, o meglio, magari di una tenuta un po' migliore rispetto anche ad altre realtà analoghe, sta proprio nel fatto di poter contare su una diversificazione economica, quindi non soltanto l'aspetto turistico, ovviamente c'è anche Fincantieri sul territorio che è fondamentale, ma il fatto che ci sia un'azienda di questa rilevanza sia occupazionale che economica e anche all'avanguardia per tutte le ragioni esposte, sicuramente non può che essere un beneficio di grande rilevanza. Poi devo dire che ci sono anche rapporti istituzionali davvero encomiabili da tanti punti di vista, basta solo dire che recentemente loro hanno donato quattro lavagne luminose per le scuole di Sestri Levante, di questi tempi non è poca cosa, anzi sono un elemento fondamentale di cui i bambini... Sono arrivate anche 300 lettere di ringraziamento, di cui una invece diceva che preferiva la Nutella. E loro gliel'hanno recapitata. Noi li abbiamo ringraziati facendo scrivere ai bambini 300 lettere di ringraziamento che abbiamo consegnato fisicamente. E loro hanno recapitato la Nutella alla bambina che aveva scritto questo. E così quella lì si becca la maglia Nutella. Era emozionata quando sono arrivata con la Nutella, che poi aveva la lettera da leggere, si è emozionata. No, quindi è davvero una realtà da sostenere per quanto possibile. Sono abbinata nei ferri adesso. Non ho parlato delle certificazioni, sono certificati su 14.000 per l'ambiente. Anche quando dovevano avere le autorizzazioni, insieme al comune, anche quando c'erano più preoccupazioni, sì. Un po' di anni fa, che in provincia, hanno lavorato bene. Anche tutte le analisi che abbiamo fatto. I vostri litigi sono finiti o no? I nostri? Litigi. Non sono finiti. Sono altra cosa. Sono in sonno. No, sono in sonno, non sono attivi. No, però anche il contesto con la popolazione, che appunto anni fa c'era stato un momento, come dire, di incomprensione, devo dire che adesso... Bene. Diciamo che molto era anche la disinformazione che c'era, perché si scambia Marino come un altro forno, ma non... Cioè, il parco Exfit quando lo apre? 25 maggio la prima parte. 25 maggio. E invece la seconda è ancora la parte. Quanto diventa in totale poi quel parco? Guarda, non lo so ancora con esattezza perché rimane ancora un pezzo da decidere che se togliere l'Aurelia o meno. E faremo delle sperimentazioni. Sulla diventa una cosa di aspiro. Bene. Con l'ICO Tutone l'avete fatto un po' che voi? No, no. Metà e metà. Quello che inauguriamo il 25 maggio, oneri. L'altra parte è ancora da fare perché abbiamo fatto un mutuo piuttosto. Gli oneri sono quelli dell'operazione, diciamo, della FIT. L'altro pezzo della FIT. Renzo, poi libero. No, niente da dire. Bene, noi abbiamo fatto questa cosa per conoscere meglio le realtà, eccetera. Abbiamo da aggiungere tanto su quelli che vanno male. Sì. L'abbiamo fatto anche mentre stiamo scrivendo i documenti di programmazione di fondi europei, FSE e FES. Anche il PSR, ma quella roba agricola,
strumenti per di più usati per le piccole e medie imprese, ma in questo momento di gravissima difficoltà, non nostra, ma di gran parte delle grandi imprese, dovevamo anche un po' capire se potevamo, non con grandi quote magari, ma sia con la FSE, sia col FESR, aiutare qualcuno di queste realtà grandi molto in difficoltà. Ecco, un'altra da sentire, la BB, che potrebbe essere interessante, anche Tenova, quella di Gian Felice Rocco, magari lo sento anch'io. Vabbè, poi si può fare, per esempio, la FSE, per questi anche modesti incrementi occupazionali, può essere utilizzato, insomma. Se avete voglia di fare qualche corso di formazione finalizzato alle assunzioni, anche 18, anche 8, voglio dire. Poi naturalmente si può usare l'FSE anche per la riqualificazione, se necessario, del personale che c'è già. Abbiamo usato molto in casi di crisi tipo Piaggio, crisi di difficoltà del mercato, però insomma. E poi invece più in generale si possono fare alcuni investimenti col FESR per azioni di sviluppo, compreso quello lì, diciamo, che fate voi adesso. E che questo è il quadro, via. Se ci sono altri. Allora non arrivare. Eh sì, ma tutta niente, sì, quindi è giusto. E proviamo a fare un'impresa alla settimana, per avere poi non so se ha visto che mettiamo sul sito poi una piccola scheda. Ha detto l'assessore, si chiama il giornale della informazioni, giornale della giunta, e cioè, spesso non c'è neanche conoscenza di che qualità abbiamo del sistema produttivo. Se si esce dai soliti nomi questo adesso sono molti più nella sezione Liguria Capoluce, da inizio anno mettiamo un'azienda alla settimana. Che dia un po' senso, diciamo. La scheda è la tua, non adesso. La scheda è abbiamo tolto soltanto i disegnini, non ce li possiamo permettere. No, ma insomma, alla fine credo che ci sarà una realtà abbastanza. Sì, poi accanto a questo mettiamo invece una, chiamiamola Liguria, il futuro della Liguria, che sono, diciamo, gli argomenti strategici, diciamo, no? Agricoltura, rifiuti, depurazione delle acque, ANAS, Expo, Conigliano, Ferrovia. E poi invece ci sono due cose più dettagliate che sono le opere pubbliche che mettiamo uno per giorno. Queste più giornaliere. Essendo l'ultimo di 10 anni cerchiamo di dare un po' un quadro di quello che sarà. Buongiorno, c'hai ancora un minuto, ho fatto male. Hai ancora diritto a un Debian? Ho diritto, adesso sono arrivata a fare parte, numerato. Scommossa, ringrazio. I nostri non sono contenti. Quello c'è niente. Adesso noi facciamo un incontro con la stampa in cui in 5-10 minuti cerchiamo di illustrare, diciamo, la realtà aziendale. Se ci sono realtà complicate, di solito ci sono anche domande, se no di solito non ve ne sono. Non c'è interesse. Ma le belle cose non fanno mai. Non fanno la chiesa, no. Invece poi presentiamo un'opera pubblica che davanti, o due, questa volta una, che di poi la liberiamo. Salvo che non abbia piacere di rimanere ancora un po', che è la pista ciclabile del Ponente, che il 22 marzo finisce. Si sbarca a Spedoletti. Finisce quella fase lì, poi quando la ferrovia si sposterà, continueremo verso Levante. E alla fine sarà 70 km, insomma. Comunque oggi saranno i sindaci di tutti quei comuni, sarà una realtà abbastanza importante, insomma. Bene, ci trasferiamo.